Il Partito Democratico chiede l'intervento del prefetto di Pescara per verificare la regolarità dei lavori in corso d'agosto su Viale Marconi. Il consigliere regionale Antonio Blasioli. Intanto i lavori sono iniziati prima ancora che questa giunta approvasse la variante. Si è lavorato sulla città di Pescara senza avere un progetto approvato e in difformità rispetto al progetto precedente. Perché bisogna dire che Viale Marconi, pensato dal centro-sinistra, era una Viale Marconi a 3 corsie, non a 4 corsie. Oggi quindi diventa un'autostrada nel centro della città e finirà per bloccare il traffico, per rendere più difficile la circolazione e soprattutto l'attraversamento pedonale delle persone, dell'utenza debole, dei pedoni e anche delle biciclette. È stata eliminata anche una parte di pista ciclabile. Costerà molto di più, 140.000 euro di più, che non pagherà la ditta, come dice qualche dirigente oggi sui giornali, pagheranno i cittadini di Pescara, che hanno visto un'opera allungarsi nei tempi a dismisura rispetto a quelli previsti e nascere 4 nuove rotatorie che non erano previste e inoltre gli spazi traffico che sono stati eliminati nottetempo e vengono realizzati di nuovo in altre parti di Viale Marconi. Noi chiediamo quindi che di questa arteria, prima che si apra, perché creerà molti problemi alla sicurezza e alla fluidità del traffico, ci si ragioni seriamente. A tavolino, facendola precedere da uno studio dei flussi di traffico, che non c'è stato, c'era precedente, nella precedente versione del centro-sinistra, e noi prevediamo veramente dei problemi. Ecco, quindi l'appello che facciamo all'amministrazione comunale, che ha già speso 140.000 euro di più, di ragionare un pochino di più su quest'opera e di parlarne con la cittadinanza.